Ciao, allora oggi vi voglio fare il video con i prodotti preferiti dell'anno, quindi del 2014. Li ho suddivisi in categorie, quindi rossetti, gloss, lip stain, matite per labbra, blush, illuminanti, primer e via dicendo. E quindi iniziamo subito. Iniziamo dalla base, quindi dai vari primer. Il mio primer preferito per il viso è lo Zetapore della Goodskin Labs. E è questo qui. Allora, è un off che è un, non è un, la, non è un gel, non è un liquido, è praticamente una pasta color pelle, color carne, che stesa sul viso crea una base in grado di minimizzare i pori e fa appunto durare a lungo il make-up. Io lo stendo nella zona T e finora mi ci sono trovata sempre benissimo. Non fa diventare lucido, non fa formare strane pieghette, e quindi questo è uno dei primi preferiti del 2014. Restando sempre nella zona primer, uno dei miei primer preferiti dell'anno è stato il Soft Ochre di MAC, che nonostante venga utilizzato anche come ombretto, è fondamentalmente un primer. Cioè è anche un primer. Io lo utilizzo appunto per uniformare il colorito della palpebra mobile. E a volte anche come correttore, perché questo colore è simile a quello della mia pelle e quindi per questo lo utilizzo a volte anche come correttore. Restando sempre in zona base, ma questa volta passiamo ai fondotinta, come fondotinta liquido preferito è della New York Colors, lo Skin Matching, il fondotinta è questo qui. Allora, io questo qui l'ho comprato da Acquestapone e questo è nella tonalità 687 Light to Medium. È praticamente un classico fondotinta che steso sul viso si ossida e quindi si omogenizza, si adatta al colorito della pelle. È molto buono perché è estremamente economico, credo che sia costato sui 3 euro, forse anche qualcosina di meno. Ha una lunga durata, non si lucida, non fa macchie strane, e quindi appunto è molto, l'ho molto apprezzato. Ho molto apprezzato anche, e l'ho già ricomprato, della Kiko il fondotinta compatto, la Soft Focus Compact, questo qui. Allora, questo qui lo utilizzo anche come ciglia, questa è nella tonalità 04 e praticamente questo fondotinta compatto io lo utilizzo stendendolo con un pennello, lo utilizzo sia sopra un fondotinta normale, quindi un fondotinta come può essere lo New York Colors, sia da solo, perché comunque ha una buona capacità di uniformare il colorito della pelle. Potrebbe essere utilizzato anche bagnato, non l'ho mai utilizzato in quel modo perché mi ispira particolarmente da quel punto di vista, ma lo sempre utilizzato appunto asciutto. Anche questo appunto è uno dei preferiti del 2014. Come cipria, la mia preferita di questo periodo, anzi di tutto il 2014, è stata la cipria compatta della Bottega Verde. E è questa qui. C'è la cartina sopra, questa qui. È una cipria molto sottile, impalpabile, però comunque ha una buona durata, rende matte la pelle, matte ma è comunque luminosa e mi piace parecchio. La tengo nella borsetta nella make-up bag della borsa e quindi è quella che utilizzo quando devo fare dei trucchi al volo e non ho tutti i miei trucchi appresso e quindi appunto mi piace anche perché comunque è in grado di riformare la pelle senza dover ricorrere a 200 miliardi di prodotti. Passando agli occhi, restando sempre nella parte occhi, mi piace molto, questa è una new entry perché praticamente mi sarà regalata a novembre dai miei amici per il compleanno, la Naked 2, la Basic, e è questa qui. Ah, mi piace molto perché comunque con queste tonalità che sono quelle più fredde, la 1 è più calda, la 2 è più fredda, praticamente mi consente di creare moltissimi trucchi, moltissime sfumature, moltissime appunto look adatti sia al giorno che alla sera. Grazie infatti alla diverse tonalità, utilizzando questo che è
udone e magari abbinandolo con Primal Cover, che sono praticamente questi altri, mi permette di realizzare appunto trucchi adatti per qualsiasi tempo, qualsiasi momento della giornata. Come durata è molto buona, sono molto polverosi, però comunque la durata tende a un pochino attutire quell'aspetto, però comunque è uno dei preferiti. Essendo sempre sugli occhi, uno dei miei preferiti è l'eyeliner della Rimmel, che è questo qui dell'Exaggerate. Il pennino, diciamo, la punta è fatta così, quindi è diciamo a penna. È molto facile da usare, è semplicissimo, difficilmente sbavo, nonostante io non sia questo grande genio nell'applicare l'eyeliner. È nero, è intenso, col pennellino posso fare sia righe molto ampie, sia righe comunque più sottili, pure un accenno di linguetta che, nonostante la mia conformazione di palpebra, non è proprio il massimo da fare, e comunque mi ci trovo molto bene. Sempre in zona occhi, ultimi due prodotti, è il kit per le sopracciglia della Essence. Allora, io non amo particolarmente farmi le sopracciglia, non amo quelle molto definite, quelle molto disegnate, semplicemente le utilizzo quando magari vado a dare una pulita e magari si crea qualche buchino, e quindi utilizzando i due colori vado un pochino a riempire. È una cosa molto leggera, praticamente quasi invisibile. Adesso ce l'ho, non credo che si noti più di tanto, proprio perché a me piace l'effetto ciglia naturale. Curata, ma comunque naturale, quelle disegnate, quelle addirittura tatuate, le trovo aberranti, e quindi questo mi piace proprio perché comunque mi consente di ottenere l'effetto che preferisco io. Nera, nera di radira è invece la Master Drama Eyeliner, la matita appunto della Maybelline. È un nero intenso, scrive tantissimo, duraturo, davvero davvero una buona matita. Sicuramente quando la finirò l'andrò a ricomprare, sarà uno dei miei must have del periodo. Viso, passiamo al blush, uno dei miei blush preferiti che ho utilizzato tutto l'anno, mi sono scritta, che ho utilizzato tutto l'anno, è il blusher della H&M, e questo è il 18 Sweet Rose, questo qui. Io questo qui lo utilizzo anche per effettuare un leggero contouring. Io non faccio il contouring questo qui perché ho praticamente già un contouring tra virgolette naturale, perché ho queste due fossette, e semplicemente vado a scolpire leggermente questa parte qui. Tendo ad accentuare un pochino il colore di questa parte qui in modo da creare una sorta di contouring. Mi si sta scaricando la batteria. Come illuminante invece mi piace un ombretto della Douglas. Questo è il numero Time to Glow 20, che è questo ombretto e dà un effetto acqua, un effetto molto luminoso. E è molto davvero interessante come effetto. Fondamentalmente di sé non è scriventissimo, perché comunque non ha un colore scriventissimo, ha comunque una base trasparente. E sono tutti i brillantini che permettono di ottenere appunto questa luminosità proprio in modalità illuminante. Andando avanti, matite labbra, la mia preferita è senza dubbio della MAC La Beat, che è questo colore qui. Ed ora non è una matita morbidissima, ma questo mi consente comunque di poter lavorare con maggior facilità sulle labbra, quindi mi consente di avere un maggior controllo delle linee che vado a tracciare. È duratura, è intensa, mi piace moltissimo. Gloss preferito è il gloss blu della Douglas, questo è Aquatic Touch 27 e è questo qui. È semplicemente un gloss blu che consente appunto di tirare fuori il bianco dei denti, e comunque è sempre una buona cosa. Non appiccica, è abbastanza duraturo, non dura quelle 12 ore, però comunque 2-3 ore lo potete avere sulle labbra, e poi comunque vi rimane un leggero shimmer, non un leggero shimmer, una leggera luminosità delle labbra senza comunque essere invadente.
Come lip stain mi piace molto della Revlon il Color Stain, Moisture Stain, il numero 015, Barcelona Night, che è questo qui. E il colore è questo qui. È questo... è questo rosa molto, molto intenso, questo fucsia molto intenso. È durato sulle labbra, si asciuga e resta comunque per lungo tempo. Ve lo consiglio, l'ho usato e utilizzato più volte, sempre ottimi risultati, non se ne va soprattutto in giro per tutto il viso. Ultimi due rossetti e poi ho finito. Il rossetto che per me è il rosso per eccellenza è il Perpetual Flame della MAC, e è questo rosso. È questo rosso con un sottotono blu, che io trovo perfetto, lo trovo bellissimo. Secondo me non dà una pista a qualsiasi altro rossetto rosso. E questo è della linea Prolong Wear, è un lip cream. È bellissimo, duraturo, intenso, resistente, bellissimo. Infine, l'ultimo rossetto, che è praticamente il mio preferito in assoluto, è il All Fired Up, questo praticamente, please, ecco qua, della MAC, e è praticamente questo rosso fucsia matte. Bellissimo, dura tantissimo sulle labbra, a me non le secca particolarmente, sta fermo, resistente comunque al mangiare, al bere e via dicendo. E, ok, questi sono i preferiti del 2014. Ho voluto darvi un pochino una carrellata dei prodotti che ho maggiormente utilizzato. Fatemi sapere per ogni categoria voi quali sono i prodotti appunto che avete preferito. Lasciatemi un messaggio qua sotto. Vi ricordo anche i social network, quindi Twitter, Instagram, Pinterest e Facebook. Trovate comunque tutti i link nel box di informazioni qui sotto. Così faccio, praticamente qua sotto. E se avete se avete domande o suggerimenti, lasciatemi un messaggio e un bacio al prossimo video. Ciao!